L'orchestra di fiati del Conservatorio di Musica Luisa D'Annunzio ha accompagnato lo schieramento del picchetto d'onore l'alza bandiera. Si sono aperte così le celebrazioni della festa della Repubblica a Pescara in Piazza Garibaldi, alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose e delle associazioni combattentistiche d'arma. Le celebrazioni del 2 giugno non ricordano solo il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, ma portano il lascito di diversi eventi che sono veri e propri pilastri culturali e sociali dell'Italia attuale. È la festa della nostra nazione, è il superamento di un periodo tristissimo che abbiamo vissuto, è la festa delle donne perché il referendum del 2 giugno permise alle donne per la prima volta di votare, è la festa di un risultato eccezionale che poi ci ha proiettato verso una nuova dimensione, una nuova Italia, una nuova Repubblica, una nuova libertà, e quindi la festeggiamo con grande unità, con grande concordia, sapendo che il periodo storico è bruttissimo, però insieme riusciremo a superarlo. La santa benedizione, la deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti militari e civili di tutte le guerre, le parole di Monsignor Tommaso Valentinetti, un'esortazione alla pace in Europa affinché il ricordo della nostra storia prima del 2 giugno sia un efficace monito alla lealtà e alla concordia. La festa della Repubblica è il momento per la comunità per ritrovarsi attorno ai valori che sono nella nostra Costituzione, a cominciare dalla tutela della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, come sottolineato anche dal nostro Presidente Mattarella. Hanno partecipato anche i ragazzi delle scuole pescaresi. C'è un valore dietro alle parole che sono scritte sulla Costituzione, bisogna rispettarle e sono molto importanti in sostanza. Ti senti emozionato nel portare questo messaggio di uguaglianza? Molto, mi sento molto emozionato in generale, diciamo, per l'evento in sé.